All'Angelus in piazza San Pietro, nell'ultima domenica d'Avvento, Papa Francesco si è soffermato sul tema della vicinanza di Dio all'umanità, parlando delle due persone che più di ogni altra sono state coinvolte in questo mistero di amore, diventando modelli a cui guardare, Maria e il suo sposo Giuseppe. Ciò che entrambi hanno fatto ha preparato la strada alla salvezza. Giuseppe in particolare, ha spiegato il Pontefice, accogliendo Maria, ci insegna a fidarci sempre di Dio e a lasciarci guidare da Lui con obbedienza. Maria, offrendo se stessa al Signore della storia, gli ha permesso di cambiare il destino dell'umanità e questo può accadere anche attraverso di noi, purché diciamo sì al suo progetto senza rifiuti. Maria, ha proseguito il Papa, è anche sostegno su cui contare nella ricerca di Dio e nell'impegno per costruire la civiltà dell'amore. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Così dice l'angelo. Emanuele si chiamerà il bambino, che significa Dio con noi, cioè Dio vicino a noi. È il Dio che si avvicina. Io le apro la porta al Signore quando sento un'ispirazione interiore, quando sento che mi chiede di fare qualcosa di più per gli altri, quando mi chiama alla preghiera. Dio con noi, Dio che si avvicina. Questo annuncio di speranza che si compie a Natale porta a compimento la testa di Dio anche ciascuno di noi, in tutta la Chiesa e in tanti piccoli che il mondo disprezza, ma che Dio ama e che Dio gli si avvicina. Al termine della preghiera mariana, Francesco ha ringraziato per gli auguri ricevuti per il suo 80° compleanno, quindi ha lanciato un appello affinché il dialogo nella Repubblica Democratica del Congo possa svolgersi con serenità, evitando qualsiasi violenza per il bene di tutto il paese. Infine ha invitato i fedeli, in questa settimana che precede il Natale, a trovare momenti per fermarsi, fare silenzio, ripercorrendo quel cammino di fatica e gioia intrapreso da Maria e Giuseppe verso Betlemme. La grazia del Natale, ha concluso, è questa, grazia di amore, umiltà e tenerezza. Fare un po' di silenzio.